35 anni, diagnosi nel 2018 in terapia con imatinib, risposta molecolare 0,030 MR4. Col mio compagno vorremmo provare ad avere dei figli. Sarà possibile? Il patologo che mi segue è restio a trattare questo argomento. C'è un centro di riferimento per chi come noi ha questo desiderio? Non ti sentiamo. Eccomi, stavo cercando di darmi la parola. Per avviare una gravidanza ci deve essere una risposta ovviamente profonda e anche consolidata nel tempo. In teoria, i criteri ideali per sospendere il farmaco anche in previsione di una gravidanza sarebbero i criteri ideali per sospendere il farmaco e cercare di rimanere senza il farmaco indipendentemente dalla gravidanza, quindi i criteri di cui vi ho parlato prima, almeno 5 anni di terapia, soprattutto se si parla di una terapia con imatinib, e almeno 2 anni di risposta molecolare profonda, quindi 0,01 risposta molecolare MR4, 0,0032 risposta molecolare MR5, quindi generalmente nella comunità perlomeno italiana noi cerchiamo di sospendere il farmaco quando il valore di BCR-ABL è inferiore a 0,0032% e in realtà preferiamo tutti vedere uno 0. Ci fa un po' di differenza, probabilmente più psicologica che altro, vedere uno 0 piuttosto che ancora un qualche residuo di malattia. E questo 0 lo vogliamo vedere per almeno 2 anni. Quindi questi sono i criteri ideali per tentare di sospendere il farmaco e quindi anche i criteri ideali per tentare di affrontare una gravidanza in serenità. Detto questo, quello che noi facciamo solitamente è, allora, dal punto di vista ematologico, questa è l'indicazione. Dopodiché, in genere, noi indirizziamo i pazienti che desiderano avere una gravidanza anche al centro ginecologico di riferimento, dove hanno modo di confrontarsi con i ginecologi che parlano bene anche della teratogenità dei farmaci, di come si può affrontare anche in pratica si concorda con loro il monitoraggio sia della malattia che della gravidanza in corso di gravidanza. In Italia i centri di riferimento che si occupano di leucemia mielocronica di solito sono inseriti in un network che comprende anche un ginecologo che affronta il problema della gravidanza. Però noi abbiamo un registro gravidanze anche italiano. La responsabile del registro gravidanze in Italia è la dottoressa Abruzzese nel centro di Roma, che forse in questo momento è quella che ha raccolto più esperienze in termini di gravidanze ed esiti delle gravidanze su genitori affetti da mieloide cronica. Quindi, come dire, queste possono essere le indicazioni generali. Il consiglio è quello di confrontarsi sia con l'ematologo che con il ginecologo. Perché comunque le gravidanze sono sempre da intendersi gravidanze a rischio, nel senso a rischio di complicazioni, perché ovviamente bisogna essere pronti ad affrontare il problema qualora poi il trascritto in corso di gravidanza si positivizzasse. Questo però io ho perso un elemento importante. Chi vuole fare il figlio? È un maschio o una femmina? Una donna. Una È una donna, una donna. donna. Sì, ma è la donna che ha la leucemia mielocronica, Sì. giusto? Ok. Sì.